Mar Mediterraneo, Spagna, Francia, Italia, terzo secolo avanti Cristo, cartaginesi e romani, due popoli a confronto. Circa 2500 anni fa Roma iniziò la sua espansione nel mondo e la sua civiltà si arricchì della cultura dei conquistati, divenendo sempre più avanzata e ricca di matematica, filosofia, letteratura, arte figurativa, tecnologia. Nonostante ciò, Roma fu invasa diverse volte dal nemico e nel III secolo a.C. tenuta in scacco per ben 16 anni. Il cartaginese Annibale superò le Alpi e scese verso e oltre Roma, incontrando genti stupite e una civiltà nuova e differente dalla sua, oltre alle armate che gli si opponevano. L'archeologia oggi è in grado di svelarci i segreti di questi due mondi, grazie agli scavi effettuati in Africa, Spagna, Francia e Italia. Noi ci faremo guidare all'interno di uno dei più grandi eventi della storia antica da un giovane tribuno dell'esercito romano che chiameremo Caio Fabio. Sarà lui a darci l'occasione per scoprire le differenze tra questi due meravigliosi mondi e a farci comprendere quante cose i romani hanno imparato dai cartaginesi e viceversa. Le due civiltà, inizialmente equivalenti per potenza, erano destinate ad entrare in conflitto. Nel III secolo a.C. i cartaginesi, con le loro colonie, dominavano il Mediterraneo tra l'Africa e la Spagna. Roma cominciava in quel periodo la sua ascesa, inglobando gran parte dell'Italia e iniziando ad espandere il suo potere verso Occidente. Il grande e magnifico porto di Cartagine, dettagliatamente raccontato dallo storico greco Appiano, fu un mistero per secoli. Solo nel 1974 gli archeologi ebbero la certezza che esso si trovava nei pressi dell'attuale Tunisi. I loro studi e la ricostruzione al computer ci hanno restituito lo stupefacente porto, metà mercantile e metà militare. Cartagine contava una possente flotta, capienti mercantili e modernissime e temibili navi da guerra che ne facevano un'incontrastata potenza militare in mare. Roma, al contrario, era forte sulla terra. I suoi strateghi innovavano e mettevano a punto continuamente possenti macchine d'assedio e da guerra. Cartagine avrebbe quindi potuto più facilmente attaccare Roma per mare. Annibale invece progettò un'impensata spedizione terrestre, a capo di 90.000 fanti, 12.000 cavalieri e 40 elefanti. La prima mossa fu quella di attaccare un'alleata di Roma, Sagunto, in Spagna. Caio Fabio, che immaginiamo fosse uno degli ufficiali dell'esercito romano presenti in città come osservatore, come tale avrebbe partecipato insieme a tutto il popolo di Sagunto alla pubblica assemblea convocata d'urgenza per discutere della guerra. Per queste assemblee venivano scelti spazi aperti e anche teatri come questo di epoca imperiale. I Saguntini chiesero l'aiuto di Roma, che però tergiversò a lungo, indecisa se farsi coinvolgere o meno in una guerra contro Annibale. Tale indecisione è famosa tutt'oggi, grazie al proverbio: mentre a Roma si discute, Sagunto cade. Sagunto seppe resistere per 8 mesi all'assedio di Annibale, che la conquistò e la distrusse nel 218 a.C.
Come era d'uso tra i romani, anche i cartaginesi vendevano i prigionieri ai mercanti di schiavi. Ma al nostro ufficiale però toccò una sorte diversa. Caio Fabio avrebbe potuto essere più utile come ostaggio all'esercito di Annibale. Scavando nei siti archeologici di influenza cartaginese, dal Nord Africa alla Spagna alla Sardegna, gli archeologi hanno riportato alla luce una grande quantità di piccoli oggetti, alcuni dei quali decorativi, come questi magnifici vetri e questi gioielli, ed altri dal misterioso significato. Al prigioniero Caio Fabio sarà sembrato tutto subito chiaro, ma agli archeologi ci sono voluti anni e centinaia di confronti in vari siti per comprendere che si trattava quasi sempre di amuleti. Per tenere lontani i cattivi auspici c'erano le maschere ghignanti contro la sfortuna. Contro le punture di serpenti e scorpioni, ricorrenti in Nord Africa, c'era il Pat Pateco. Le mani di queste statuine indicavano agli dèi la posizione del dolore e così via. L'arte cartaginese quindi era molto legata alla magia, oltre che molto richiesta in tutto il Mediterraneo. Statue, busti, fregi che ricordano imprese eroiche o mitologiche. Grandi quantità di oggetti d'arte, spesso copie di capolavori greci, ma soprattutto raffiguranti soggetti romani, adornavano le case e le strade delle città romane. Qual era la loro funzione? Si trattava di una scelta puramente estetica o celebrativa? I romani amavano l'arte e la utilizzavano ampiamente nelle loro ricche e lussuose dimore. Ma per le strade e negli spazi pubblici l'intento non era estetico, bensì politico. Gli studiosi hanno scoperto che le varie sculture e rappresentazioni servivano a diffondere ideali politici e civili, a magnificare le conquiste e propagandare il lignaggio familiare o la parte politica di chi ne finanziava la realizzazione. Roma aveva capito per prima il potere delle immagini e del loro uso propagandistico. Forse fu proprio un ufficiale come Caio Fabio a spiegare agli ufficiali cartaginesi il loro vero significato. E forse i suoi colti e puntuali racconti gli salvarono la vita. I due mondi, pur nemici, avevano sete di reciproca conoscenza. Siamo in Francia, sulle rive del Rodano. Di fronte a questo grande e profondo fiume è fermo il potente esercito cartaginese. Gli elefanti, punto di forza del suo esercito, capaci di sbaragliare il campo avversario come dei moderni carri armati, non avrebbero mai messo piede al di fuori della terraferma, nonostante la proverbiale obbedienza ai loro padroni. Il mistero della traversata del Rodano venne svelato dallo scrittore Polibio, che descrisse la semplice ma geniale soluzione del grande stratega cartaginese. Annibale costruì un pontile di zattere collegato da una parte a grandi barche e dall'altra ancorato a robusti alberi. Poi ricoprì le zattere di terra affinché ingannassero gli animali. Infatti due femmine di elefante si incamminarono tranquille e così tutti i maschi le seguirono. Quando tutti gli elefanti furono sugli zatteroni, Annibale fece tagliare gli ormeggi. Gli animali, staccatisi da riva, prima presero a dimenarsi e barrire, poi, per la paura dell'acqua, si acquietarono e raggiunsero l'altra riva. Superare le Alpi era un'impresa intentata. Annibale la tentò, ma come egli abbia fatto è ancora un mistero. Gli costò metà dell'esercito e degli animali, decimati dal freddo, caduti nei dirupi. Eppure quella mossa gli giovò l'effetto desiderato, la sorpresa sulle truppe di Roma.
L'esercito cartaginese vinse sul Ticino, sulla Trebbia, sul Trasimeno e infine a Canne. Numerose città italiche tradirono Roma alleandosi con Annibale, tra queste Capua. Le varie battaglie, tutte vinte, portarono l'esercito cartaginese a sud di Roma e qui, da padrone, Annibale non mancò di godere lunghi periodi d'ozio. Con gli anni Caio Fabio divenne una sorta di guida pronta a spiegare i tanti perché delle usanze romane. E mentre i cartaginesi comprendevano lo stile di vita dei romani, Caio apprendeva quello cartaginese. Piccoli segreti si celavano dietro oggetti o sapori che Caio non aveva mai visto né sentito prima, segreti che spesso si sono rivelati dei rompicapo per gli archeologi. A cosa servivano questi stampi? Cosa si cucinava dentro queste pentole? E che sapore aveva il vino cartaginese di cui alcune testimonianze storiche riferiscono? Lunghi studi e confronti tra vari riferimenti e reperti ci hanno fatto scoprire che i cartaginesi erano dei grandi pasticceri e che questi stampi servivano per decorare i dolci. I cani, numerosi tra i romani e addestrati per essere l'amico dell'uomo, non erano presenti tra i cartaginesi. Forse la prima volta che Caio ha mangiato carne al vesco cartaginese non si è accorto che gli era stata servita carne di cane. Anche perché gli era stato servito il vino cartaginese dal sapore molto deciso. Anche Roma era una grande consumatrice di vino. Torchi come quello che vediamo ricostruito ne consentivano una produzione in grandi quantità, ma a Roma arrivava anche il vino punico. Passum era il termine con il quale i romani chiamavano lo speciale vino cartaginese. Il vino fatto con l'uva passa, il passito che ancora oggi è tra i vini italiani più famosi, fu introdotto in Italia proprio dai cartaginesi. Il Bardo a Tunisi, il più grande contenitore di oggetti d'uso cartaginesi, raccoglie ornamenti d'ogni genere, collane, spille, pendenti, anelli e fibie utilizzati per abbellire la donna punica. Specchi, pinzette, unguentari d'ogni forma e pettini erano strumenti d'uso quotidiano al servizio della figura femminile cartaginese, ma anche romana. Abbandonati gli ozi, anche per Annibale venne il tempo di riprendere le armi. Roma, chiusa nelle sue mura, temporeggiava. Annibale voleva dimostrare ai romani che avrebbe potuto giungere alle porte di Roma senza difficoltà, e così fece. Si accampò alle porte della città eterna, in attesa di un segnale del destino. Caio Fabio capì che da lì a poco il suo rapporto con i cartaginesi sarebbe cambiato e che per lui presto sarebbe giunta la fine. Se Annibale fosse entrato a Roma, avrebbe visto il popolo romano offrire sacrifici davanti al tempio di Giove Capitolino, che sorgeva sulla collina del Campidoglio. Noi lo visiteremo grazie alla computer grafica e lo ammireremo in tutto il suo antico splendore. Il tempio, rettangolare, era lungo quasi 80 metri e largo circa 55. Pensate, era il più grande in assoluto tra quelli costruiti in epoca etrusco-italica. Il tempio di Giove Capitolino fu voluto dai Tarquini, re di origine etrusca, che governarono Roma alla fine del periodo monarchico. Esso risale dunque al VI secolo a.C. e per quell'epoca possiamo veramente parlare di un'opera colossale. Per secoli rimase un simbolo della potenza romana e fu preso a modello quasi ovunque, anche in epoca imperiale, nelle province che Roma assoggettò al suo dominio.
La sua ricchezza è testimoniata dalle colonne, scandite su 6 ordini e alte quasi 20 metri, e dalle decorazioni della parte frontale, rivestita di bellissime terrecotte dipinte con una grande varietà di colori. Sul Campidoglio, attorno al Tempio di Giove Capitolino, si tenevano le più importanti cerimonie dello Stato romano, come i comizi tributi, riunioni con cui la plebe, il popolo romano, eleggeva i suoi rappresentanti. Inoltre, proprio di fronte al Tempio, i generali vittoriosi celebravano un sacrificio solenne. Infine qui, il 1 gennaio di ogni anno, si teneva l'investitura dei consoli, i magistrati supremi della Repubblica Romana. La guida dello Stato, che aveva pieni poteri e controllo dell'esercito, ma che rimaneva in carica solo 12 mesi, una sorta di re per un anno. Questi due templi, distanti pochi metri l'uno dall'altro, sono invece la maggiore testimonianza della Roma commerciale di quell'epoca. Gli archeologi che li hanno studiati sono pervenuti a questa conclusione seguendo una serie di indizi. Il tempio circolare custodiva il basamento di una statua recante un'iscrizione. Vi si leggeva il nome dello scultore, quello del committente, un ricco mercante, e la divinità a cui era dedicata l'immagine. Ercole Olivario, patrono della corporazione dei mercanti d'olio. L'altro invece è dedicato a Portunus, antica divinità del porto. Qui vicino doveva sorgere il porto fluviale di Roma sul Tevere. Osserviamo ora la tecnica edilizia di queste mura del IV secolo a.C., chiamate mura serviane. Sono incastonate a testa e taglio, una pietra sul lato lungo e una sul lato breve. Questo sistema permetteva di alzare delle mura alte più di 10 metri e larghe più di 4, solidissime. I romani le avevano volute così forti dopo la brutta esperienza avuta coi Galli che erano riusciti ad entrare in Roma. Distribuite su un perimetro di 11 chilometri, chiudevano una superficie di 426 ettari. Queste nuove mura dovevano dare sicurezza ai romani, i quali non davano a vedere di essere un granché preoccupati della presenza di Annibale. Tant'è che, come ci ricorda una testimonianza dei giorni dell'assedio, il terreno su cui era accampato Annibale, appena fuori la città, era stato venduto e non aveva perso di valore. Le possenti mura e l'esercito che conteneva in effetti scoraggiarono Annibale, che non disponeva di sofisticate macchine da assedio. Il cartaginese capì che aveva fatto un errore tattico e che aveva lasciato dietro di sé alcune città fedeli ai romani, come la grande e potente Fregelle, pronte ad intervenire a difesa di Roma. Annibale si ritirò e, come gesto di magnanimità, incomprensibile per un condottiero dipinto come più che crudele, lasciò liberi numerosi prigionieri. Tra essi anche Caio Fabio, che entrò in una Roma nuovamente festante dopo 7 anni. Annibale restò ancora in Italia per lungo tempo, fino a quando non fu richiamato in patria dalla minaccia di un generale romano, Scipione l'Africano. La parabola discendente di Annibale, iniziata con la rinuncia ad attaccare Roma, si compì a Zama, nei pressi di Cartagine. Battuto da Scipione, Annibale fuggì presso la corte di re Antioco III di Siria e Roma inflisse durissime condizioni di pace ai cartaginesi. La fama del grande condottiero e la speranza di trovarne qualche traccia ha spinto gli archeologi a scavare sulla collina di Birsa. Gli storici e la leggenda narravano che sulla collina venne fondata la città e lì infatti scoprirono l'unico insediamento punico rimasto. Gli archeologi chiamarono questo luogo il quartiere di Annibale, di cui vediamo l'affascinante modellino ricostruito sulla base dei rilevamenti.
A Roma, intanto, il nostro tribuno viene nominato capo delle guarnigioni che presidiano Cartagine. Noi possiamo quindi immaginare Caio salire sul Campidoglio per offrire un sacrificio agli dèi. Seguiamolo e, così come gli apparvero, scopriamo le meraviglie del Tempio. A Roma le funzioni religiose si tenevano davanti ai templi che custodivano le statue raffiguranti divinità. Caio Fabio si sarebbe incamminato verso la cella centrale di questo grandioso tempio, che era costituito da ben 3 celle. In ognuna era custodita una divinità. La più importante e grandiosa era dedicata al re dell'Olimpo romano, Giove. Come possiamo vedere dal fronte del tempio, la supremazia di Giove era rappresentata, oltre che dalla posizione della cella, dall'imponenza del suo portale. Le 2 celle ai lati avevano dei portali più bassi e più stretti che comunicavano immediatamente ai fedeli lo status di divinità minori. Seguiamo Caio e scopriamo a quali dei appartenevano. La cella di sinistra era dedicata alla consorte di Giove. I romani la chiamavano Giunone. Proteggeva le donne, il matrimonio e la fertilità, quindi garantiva la progenie della razza romana. Ma c'era ancora una terza cella e una terza divinità che completava il Tempio Capitolino. Sulla sinistra, rispetto a Giove, era collocata la cella di Minerva, dea della scienza e delle lettere, protettrice e custode della città di Roma. Le 3 divinità erano le più adorate nell'Olimpo romano e qui, grazie allo spirito pratico che contraddistingueva i romani anche nella religione, erano state messe insieme. Migliaia di chili di preziosissimo incenso, ovunque nel mondo romano, furono offerti a questo grande culto, il culto della triade capitolina. Giunto a Cartagine, Caio Fabio avrebbe avuto modo di confrontare gli aspetti più intimi e misteriosi della religione punica. Gli dei cartaginesi, più che una figura, rappresentano forze misteriose che rinvigoriscono quando si alimentano del sacrificio del sangue vivo. Nel 1921, durante uno scavo clandestino, un trafugatore d'antichità portò alla luce questa stele. Ritrae un sacerdote con un bambino in braccio. Di lì a poco sarebbe divenuta famosissima nel mondo, scatenando un dibattito ancora oggi aperto e animato. Sul luogo in cui fu rinvenuta la stele si cominciò a scavare e gli scavi portarono alla luce altre stele, urna, ossa e ceneri di bambini. Era il Tophet di Cartagine, il più grande cimitero di bambini al mondo. Ma era un cimitero o un luogo di sacrificio? Di sicuro Caio Fabio ebbe modo di constatare cosa fosse. Gli archeologi accertarono una realtà terribile. I bambini venivano passati per il fuoco, cremati in una cerimonia chiamata Molk. Diodoro Siculo, storico greco, racconta che i cartaginesi offrivano i propri figli vivi agli dèi. L'ultimo a scavare nel Tophet tra gli archeologi, l'americano Lawrence Steger, sostiene che il sacrificio aveva effettivamente luogo soprattutto per la concordanza tra il contesto in cui si trovavano le urne e le varie fonti, comprese quelle bibliche. Di avviso opposto è stato il più insigne studioso del mondo punico, Sabatino Moscati. Il Tophet, per Moscati, è solo un cimitero di bambini. Prova ne sarebbe la mancanza di sepolture di bambini nelle necropoli. Cartagine fu rasa al suolo durante la Terza Guerra Punica nel 146 a.C. Ma i discendenti di Caio avrebbero potuto vivere nella Cartagine ricostruita dai Romani, la seconda città dell'Impero Romano, culturalmente omologata al gusto del vincitore che la ricostruì a sua immagine e somiglianza. Sulla Birsa nacque un'immensa basilica, di cui resta questo fitto colonnato. Scendendo verso il mare, i ricchi romani d'Africa costruirono le loro meravigliose ville.
Questa, detta della voliera, per il mosaico con uccelli che pavimenta la sua corte, è una delle più sfarzose, dotata di una sala da ricevimento pavimentata in marmo e di un teatro giardino con tanto di platea e palcoscenico. I romani portarono a Cartagine la loro architettura, i loro giochi, la loro arte, il loro elegante stile di vita, che ancora oggi splende di rara bellezza. I cartaginesi hanno consegnato alla storia la loro cultura di 1000 anni più antica di quella romana e ancora oggi presente in tutto il Mediterraneo. Ma fu Roma a vincere e a consegnare ai posteri la sua cultura, parte della quale cartaginese.